Ed eccoci nella nuova stagione, ragazzi. Obiettivo Coppa Nazionale, vediamo. Sedicesimi. Ok, budget stagionale, questo. 4.400.000, però mi hanno dato 20.000 di stipendio. Mi hanno tolto tutto quello, peccato. Considerate le spese dell'anno passato, ha scritto. I risultati rispetto al premio di. E il premio abbiamo. Beh, cazzo, beh, in confronto a quello che mi davano di solito. Allora, mercato aperto, va bene, obiettivo campionato. Non lo vedo. Ah, terminare a metà classifica, al solito. Perfetto, quindi quanti soldi ho? Quei soldi, sì, precisamente. Che saranno tutti da trasformare, vediamo quanti diventano. Non male in realtà. Non male. Dobbiamo ancora scegliere il nostro torneo. E ragazzi, ci saranno parecchie vendite anche della squadra titolare. Mi spiace, ma ogni anno ci deve essere una grande rivoluzione per vincere. Faccio notare contro chi siamo per le qualificazioni in Europa. Contro il Benfica. Il Benfica? Ma non è stato il campione? Ma lasciamo perdere. Lasciamo stare. Andiamo piuttosto a vedere chi vendere quest'anno. Già, questa è una cosa essenziale. Oh no. Chi è che tornerà a casa? Gamarra, penso. Anche Acosti! Oddio! E infine quelli che sono sul mercato sono loro: Crocs, Xiaotong, Jingan, Quansah, Kotal, Struna, McLaren, Sandor, Philips, Lindor, Bruna, Ferris. Uno dei due, non tutti e due, mai nella vita. Hao Xiumin, Yuhai, che hanno fatto veramente cagare come acquisti. Ashur, che mi spiace, ma non mi piace. Morgan, che ci sto tentando da anni, ma non ci riesco. Intanto c'è uno stipendio di merda, quindi potrei anche tenerlo. Cioè, come sostituto, però. Singh, anche lui, non ci riesco mai a venderlo. E basta, beh, basta. Sono una quantità industriale di giocatori. Chissà quanti riuscirò a vendere. E abbiamo già 4 messaggi al primo giorno, pensate voi. Ah, ok, abbiamo da scegliere in Italia. Possiamo andare in Italia. Peccato che le squadre sono più o meno sconosciute sempre, quindi io scelgo sempre quella con i più soldi. Anche più perché più o meno riusciamo a vincere, più o meno. Non deve essere difficilissimo. Allora, Coppa nazionale, internazionale europea. Sappiamo che lei e il suo staff e i giocatori siete reduci da una stagione molto impegnativa, dunque apprezziamo che abbiate accettato. Ah, no, è l'amichevole. Rientra in prestito Stinson, che non so chi sei. Acosti, addio. Gamarra e Boyang. Obiettivo Europa League, raggiungi la fase a gironi. L'ho già fallito questo. C'ho il Benfica contro. E ho perso due titolari, Acosti e Boyang. Che cazzo farò quest'anno? Boyang, posso comprarti in qualche modo? Scusa, quanto volete? Al dir poco troppo. E tu, 19 anni? Non sembri per niente male. Anche se io tecnicamente starei cercando uno con la forza. Una bella forza, ma 19 anni. Guardate com'è, cazzo. Quanto mi richiedi? Ma soprattutto, chi è che t'ha mollato? Vieni, vieni. Ti alleno come non so cosa io. Oddio, raga, potremmo anche richiederglielo di acquistarlo definitivamente. Ho 1.400.000.
Il tuo valore è 1100 però. Dai, a costi. Vendetemelo ad 1.200.000. Non ne ho voglia di trovarne uno nuovo. Attenzione, hanno accettato però a costi. A costi, ritorna subito da me. E qui offerta accettata per qualcun altro. Ah, attaccante. Chissà com'è. 19 anni, io spero di farlo crescere abbastanza facilmente. Oh, è già arrivato. Aggiornamento, due colloqui. Quanza vorrebbe giocare. E Madeira. Effettivamente, Madeira, ti sto allenando così tanto che sei cresciuto tantissimo. Potrei anche farti giocare. Perfetto, prima amichevole. Mi raccomando, ragazzi. Questi si devono vincere per i soldi. Senza i soldi noi non facciamo un cazzo. Grande Ojumi. Palla sul fondo, sarà calcio d'angolo. Coman. Ojumin! Quasi quasi facevo Ojumin. meno di offrire ad Acosti. Se davvero vuoi giocare così, a me va bene. No, 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 Shetri. Rialzati immediatamente. Quanto mi fai preoccupare? So che sei un vecchietto, però. Eccolo qui, Shetri. Shetri! 2-0, grandi ragazzi. Ma queste amichevoli di solito sono un po' più difficili. E mamma vuole andare. Ma fatti fare fallo! Cos'è quel tiro? Passaggio perfetto. Porca Pallone che puttana! finisce in angolo. Allora, Bruna vedo che non riesce a fare un cazzo di cross. Vediamo se almeno Coman ce la fa. Oi! Finisce alto Oi! fortemente. Ci stavo. Bravi. Centrale qui. Comando. Bella la verticalizzazione. Perché devi stopparla così? Lasciala passare, come sempre. Shetri, mi sorprendi da te. Allora, facciamo entrare il nuovo Madeira allenato come non so cosa e il giovanotto che abbiamo appena acquistato. Inoltre ho detto ad Ashur di inserirsi più alle spalle, non far salire la squadra. Perché alla fine non riusciamo. Oi, stavo già per far qualcosa a questo qui. Devo ancora conoscerlo bene. No, secondo me si è allenato bene, un settantino riusciamo. Potrebbe essere il futuro Shetri. Dato che ha 34 anni quello lì. Vediamo come gioca in realtà. Oh, buono, buono. Largamente sul fondo. Sicuro il portiere, buona Bella Kamari. risposta. No, no, raga, dai. Stavo stradominando questa partita. Bellissimo, ha sorpreso il portiere con mantengono il possesso del Oh. pallone, una buona serie di passaggi. Raga, gliela rubate? Ma ragazzi, ma ce la fate a fare un passaggio a quel nuovo? Poverino! Non riesco a utilizzarlo, gli fate dei passaggi di merda. Se fosse Shetri gli avresti data più larga, eh? Oh, finalmente un passaggio decente, peccato che. Bravissimo. Che tiro di merda però. Amico,
Sei bravino, ma se fai come Singh non mi serve un cazzo. Dai, corri, 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 corri. Bella. Prima amichevole vinta col giovane, non mi sembra un granché, ma ho un presentimento strano, aspettate un attimo. Adesso vediamo. Come ho fatto un tiro in porta? È impossibile. È arrivata un'offerta per McLaren. Così. Però ancora è ancora giovane, dai. Prima di venderti, vediamo di guadagnarsi qualcosina almeno. Ah, bene. In realtà c'ho gli allenamenti. Vorrei vedere quel nuovo attaccante. Oh, è anche promettente. Vediamo come ti alleni. È sinistro, ecco perché ha tirato così male prima. Ci sta allora. Ok. Sarà difficile farlo crescere in realtà. Mamma mia. Tutta una merda. Vabbè. Per quanto. Va bene. Quanto non mi serviva un granché. E? McLaren. Un'altra offerta per McLaren. Era sempre quella là. Due partite così vicine, porca puttana. Yuhai! Finalmente. Vattene. No, però 800.000. Cazzarola. Ha 30 anni, mandiamolo via, dai, per favore. Via, via, via. Ho bisogno di tanti soldi, in realtà. Ah, ok. Cosa? Accosti mi ha rifiutato. Mi si spezza il cuore, amici. Ma Accosti, tu eri il mio titolare da me. Come fai a trovarti bene lì? Sei stato da me per 10 anni, per 2 anni. Siamo stati benissimo insieme. Non farmi piangere.